Ciao e ben ritrovati. Oggi finalmente vi presento la nuova release Polvere di Stelle. Oggi sono arrivati i timbri, per cui ve la posso presentare ufficialmente come si deve. Questa è la collezione baby al femminile di Creative Studio, che vede la luce dopo ben 2 anni da quella maschile. Ho aspettato un po' perché non avevo ancora ben chiara in mente l'idea sulla quale volevo lavorare e quindi non mi sono data fretta, ho aspettato questa gestazione, questo parto, questo travaglio, non so come lo vogliamo chiamare, è durato ben 2 anni, però col senno del poi posso dire che è nato un bel bambino. Ma torniamo seri. La palette colori che ho utilizzato per questa collezione mi è stata suggerita da Antonia Castriotta, che è la scrapper che porta avanti il progetto del Pride con me per questa edizione del 2019. Con Antonia siamo in un gruppo di scrapper e ogni tanto le ragazze mi chiedevano: "Ma Anto, quando ci fai la collezione femminile?" Antonia un giorno mi girò una palette. Subito mi è scattato il colpo di fulmine, per cui sono partita a lavorarci. L'idea dalla quale sono partita, perché in genere quando disegno le collezioni, nella mia mente c'è un'idea, un'immagine proprio, e quando disegno cerco di mettere nella carta le sensazioni che quell'immagine mi dà. Per lavorare a questa collezione, cioè quando lavoravo a questa collezione, l'idea e l'immagine che avevo costantemente davanti agli occhi era quello di un batuffolo di lana proprio avvolto in una coperta, per cui queste maglie grosse, la lavorazione a spiga. Erano le immagini che mi giravano sempre nella testa e questa, la lavorazione della maglia a spighe, è proprio l'elemento, secondo me, il fil rouge di tutta la collezione, che è ripetuta un po' nelle pattern, un po' negli elementi decorativi, nelle plance. Sì, se lo devo individuare, il fil rouge della collezione è proprio questo. Le pattern, come al solito, sono 6 double face, 30x30, tutte, come dicevo, legate da questa palette colori. E se c'è una cosa che mi piace delle collezioni che disegno è il fatto che, pur essendo legate a dei temi specifici, sono molto generiche, nel senso che una collezione, ad esempio, come questa, pur nascendo per celebrare l'arrivo di una bambina, può serenamente e tranquillamente essere utilizzata non in tutte le sue carte, ma molte di esse possono proprio essere utilizzate per altri lavori. In questa ho deciso di imprimere proprio sulla carta gli auguri che farei a mia figlia se mia figlia nascesse oggi, e cioè: vivi pienamente le emozioni, il mondo intorno a te, sogna l'impossibile, riempi la tua vita di storie da raccontare, scegli la gioia ogni giorno, osserva solo attraverso i tuoi occhi, cattura ogni singolo momento. Alcune di queste frasi le ho fatte diventare dei timbri perché mi piacevano molto. Nelle mie collezioni non manca mai la pattern con l'elemento di legno, perché nella mia mente quella è la pattern classica e nata per costruire le copertine. In questo caso al legno ho aggiunto il motivo della collezione e ho voluto riprendere un po' le righe anche nel tipo di lavorazione del legno. Questa è una carta in cui ho mixato il rosa, che non è proprio uno dei colori in cui, diciamo, mi sento a mio agio, forse anche per quello che la collezione ha aspettato 2 anni per veder la luce. Avevo proprio bisogno di metabolizzarlo questo colore. Io non lo utilizzo mai, lo trovo estremamente stucchevole, dolce. Io sono un'anima più rock, quindi ho dovuto veramente lavorare su me stessa per lavorare con questi colori. Però se non ci si mette alla prova,
secondo me un po' ci si perde. Io lo faccio costantemente, sia quando lavoro direttamente sulla carta, sia quando lavoro al computer. Mi piace mettermi alla prova, mi piace sempre alzare un po' l'asticella, faticare. È lì che poi c'è il divertimento, c'è la vittoria dell'aver conquistato una meta che tu mai avresti pensato di raggiungere. Lavorare con Rosa, questa meta è irraggiungibile per me. Nella carta con gli elementi da ritagliare, ci sono vari elementi che proprio, delineano le tappe di crescita di un bambino. Io amo ritagliare, per cui nelle mie collezioni è sempre presente una carta con gli elementi da ritagliare. Nella journaling card invece, proprio perché questa era la collezione che doveva nascere insieme a quella maschile, ho proprio deciso di riproporre la stessa identica impaginazione con gli stessi elementi più o meno, cambiando, adeguandoli soltanto alla palette colori, al fatto che, la nascita da celebrare in questo caso fosse quella di una bambina. Altro elemento su cui ho lavorato sono le farfalle che non sono presenti mai nelle mie collezioni perché non le amo particolarmente. E siccome questa è la collezione del salto della quaglia, ho deciso di mettermi alla prova anche sul versante delle farfalle, e quindi ci sono anche le farfalle. Anche per le carte speciali ho ripreso le stesse grafiche armonizzandole al nuovo tema, e per le carte speciali, come dicevo prima, un'altra meta irraggiungibile, un altro traguardo irraggiungibile raggiunto, che è quello dell'uso delle farfalle. Quindi ve la trovate sia sull'acetato che sul vellum. In questa collezione c'è anche una plancetta di Polishcri, vi basterà ritagliare, riscaldarlo e crearvi i vostri abbellimenti in 3D. Inoltre la collezione, come al solito, si arricchisce di due carte 15x15, una è la replica esatta della journaling ma in formato più ridotto, l'altra è una carta con gli elementi da ritagliare, in questo caso label, che trovo sempre utilissime per poter segnare luoghi piuttosto che date, mentre questo elemento qui, che ricorda proprio una busta, in realtà è una busta, nella mia mente è nata per poter essere contenuta all'interno di un mini e raccogliere i ricordi dei primi giorni di nascita del bambino, il braccialetto piuttosto che i certificati o quant'altro. La collezione inoltre ha due confezioni di die cut. Una è l'alfabeto, che si compone di 192 lettere con tantissime vocali, perché se non abbiamo le vocali noi italiani facciamo fatica ad esprimerci. Quindi ho abbondato con le vocali. Le lettere hanno anche loro all'interno il filo conduttore di tutta la collezione, ovvero questa lavorazione che ricorda molto le maglie di una coperta. Nei die cut decorativi invece, ho introdotto una novità di cui ho sentito l'esigenza quest'estate quando ho lavorato ad un mini, e cioè, oltre ai soliti vari elementi vari, label piuttosto che elementi semplicemente decorativi, fiori, farfalle, piccoli sentiment, nelle cornici, tranne una che è questa che aveva presente una scritta per cui questo discorso non si poteva fare, su tutte le altre cornici invece vi troverete due cornici uguali, che sembrano a prima vista uguali, ma in realtà vi spiego cosa sono. Sono due cornici esattamente specchiabili, nel senso che si possono sovrapporre una all'altra, fronte e retro, in modo da coprire tutto lo spazio, e questa potrebbe essere tranquillamente pensata all'interno su una pagina in acetato piuttosto che in vellum, o su una stessa pattern con la costruzione di un quadrato, magari all'interno tra un die cut e l'altro un filo con delle paillette, con delle perline, e l'elemento proprio bucato, però con la copertura di tutti gli spazi. Quindi quelle che vi sembrano cornici doppie
nascono con quest'idea di base di essere specchiate, ma nulla toglie che voi possiate tranquillamente utilizzarle come due semplici cornici da una parte e dall'altra. Io penso che farò l'utilizzo per le quali le ho pensate, e cioè esattamente questo. Come dicevo, poi il resto dei decat ha tutta una serie di elementi per i quali lo sapete già, no? Se avete comprato prodotti Creative Studio, soprattutto die-cut Creative Studio, quando li disegno, l'idea dalla quale parto è quella di poter decorare un intero mini solo con i die-cut senza nient'altro. Quindi ci sono una serie di elementi, tanti e vari, per potervi permettere una decorazione completa. La collezione si compone anche di 6 pin e, ultimo ma non per ultimo, le due plance di timbri. Che in teoria dovrebbe servire per le card di benvenuto, di auguri per le nascite, ma come vi dicevo all'inizio, io tendo sempre a fare dei prodotti che possano essere utilizzati anche per altre cose, per cui comprare questa plancia sì, vi permette di fare una card da nascita per una bambina, però vi permette anche di poterla sfruttare in tutta un'altra serie di circostanze, così come questa. Questa è la nuova release, io spero che vi sia piaciuta. Al momento sono al lavoro su quella natalizia e sono a buon punto, e quindi presto vi mostrerò anche quella natalizia con una palette colori insolita, e per la quale già voglio ringraziare Giorgia Viero che me l'ha suggerita nel gruppo di Creative Studio. Ho adorato Giorgia lavorare su quella palette, davvero credimi. Anche lì, cioè, è stato un colpo di fulmine all'improvviso, cioè il sereno. Quindi io ti ringrazio già da ora. Io vi saluto e ci vediamo prossimamente su questi schermi. Ciao! Iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la casella relativa alle notifiche. In questa maniera non vi perderete le prossime idee creative. Potete visitare lo shop online e vi ricordo che mi trovate su Facebook con una pagina ed un gruppo tutti dedicati a Creative Studio. Alla prossima!